prima colazione in terra parigina, due espressi e abbiamo preso una girella con uvetta e crema e un croissant tipico. Croissant francese dovrebbe essere buonissimo, non lo so se questo all'aeroporto lo è, ma proviamo. Sono quelli sfogliati al burro. Wow. Bonjour da Paris! Siamo arrivati finalmente a Parigi. È stato il viaggio della speranza, nel senso che stamattina, nonostante siamo partiti presto, siamo arrivati in aeroporto veramente giusti per prendere il volo, quindi tutta una corsa. Siamo arrivati qui, adesso abbiamo fatto un'ora di treno perché siamo arrivati a Charles de Gaulle e noi siamo invece zona Montparnasse, quindi abbiamo fatto all'incirca un'ora di treno e poi non riuscivamo più a trovare la fermata dell'autobus e quindi abbiamo preso un taxi per arrivare fino all'hotel e abbiamo speso 7 euro per un tragitto di 5 minuti, ma non riuscivamo più a trovare l'autobus e a piedi erano 20 minuti e adesso abbiamo lasciato giù le valigie, ma stiamo ritornando praticamente dove eravamo prima perché dobbiamo andare a vedere le catacombe. Abbiamo l'appuntamento alle 11, quindi adesso sono le 10:15, adesso sì ce la possiamo fare a piedi, sono 20 minuti, però se l'avessimo fatta andata e ritorno avremmo fatto tutto di super corsa. Ha iniziato a piovigginare, ahimè ha messo brutto in questi 4 giorni che noi saremo a Parigi, ma non importa perché ce la prendiamo comunque con calma, in tranquillità. Sono super contenta perché dopo tantissimo tempo sono di nuovo a Parigi, dopo 15 anni, e a Parigi è sempre nel mio cuore. E quindi niente, vi porto con me in tutte queste giornate, ovviamente faccio un video al giorno, quindi restate con me. E ovviamente ho iniziato a vloggare dove non c'è luce. È buissimo, veramente, e sono questi cunicoli scavati appunto sotto Parigi, dove poi dovrebbero esserci anche tutte le ossa raccolte. Io me le immaginavo diversamente. È un po' inquietante perché il spazio è molto piccolo e angusto e buio, però fa un certo che. Il biglietto abbiamo pagato 29 euro, quindi costa tantissimo, però credo che ne valga veramente la pena, però questo ve lo dico a fine giro. Però per ora sono sincera che mi sta comunque piacendo. Baguette col pollo e col salame. Buon appetito a noi! Buon appetito! Allora, dopo aver mangiato quella baguette buonissima col pollo e buon caffè, beh, buono per modo di dire, comunque un caffè, stiamo andando ai giardini di Lussemburgo. Siccome ho preparato un piccolo itinerario per ogni giorno,
ho messo la zona appunto delle catacombe, giardini di Lussemburgo, la chiesa di San Sulpice, Pantheon e quartiere latino. Quindi ho fatto questa zona qui per oggi. È uscito il sole, a dire la verità, però tira un po' di aretta fresca, quindi la giacchetta fa bene, fa il suo. E adesso stiamo accostando un altro parco che c'è prima dei giardini di Lussemburgo, poi appunto piano piano arriviamo su e poi vediamo. Ecco qua l'entrata ai giardini e giù in fondo c'è il palazzo di Lussemburgo. Ecco, questa è la chiesa di San Sulpice che si arriva praticamente percorrendo tutti i giardini di Lussemburgo fin su in cima. Ora entriamo. Ho letto che vale la pena venire a vederla e siccome appunto rientrava nell'itinerario ho detto dai. Rettifico, questa è la facciata principale della chiesa. Noi siamo entrati da una porta secondaria. Dentro è molto maestosa e molto molto bella, vale la pena vederla. E siamo passati anche davanti alla Sorbona, che è l'Università di Lettere di Parigi, in questo palazzone qui. Poi in realtà ci sono vari distaccamenti che abbiamo già ritrovato via per la strada, però questa è la principale. Eccoci arrivati al Pantheon. Siamo arrivati anche al Pantheon. Iniziamo ad essere un po' stanchi, però ci tengo almeno a finire l'itinerario che ho fatto per oggi. Visto che siamo in questa zona del quartiere latino, ci tengo a terminare tutte le visite. E qui appunto adesso saliamo sul Pantheon, che ho già preso i biglietti. Eccolo da davanti. Girano la serie TV Emily in Paris e qui è dove ha il ristorante il suo vicino di casa e il condominio dove viene girato l'esterno della serie TV è praticamente qui è la piazzetta dove lei la sera aveva messo fuori il tavolo per festeggiare e dove avevano appunto dato l'annuncio che lei era stata appunto con il suo amico. E qui la Boulangerie Moderne invece è dove vengono riprese a volte dove Emily fa colazione. Peccato che oggi è chiusa. Questo appunto è il condominio esterno. Qui è la porta d'entrata dove appunto loro entravano. Qui era d'obbligo, obbligatoria, c'è una coda pazzesca per entrare, però almeno la foto l'ho fatta. Shakespeare and Company. Siamo arrivati anche a Île de la Cité e ho qua davanti a me Notre Dame. Eccola. Ovviamente è in restauro, dovrebbe terminare la fine del prossimo anno e ci torneremo sicuramente, anche se io l'ho già visitata e mi stringe il cuore vederla così.
Allora, stasera abbiamo scelto risotto e quattro formaggi e un calice di Chianti italiano, ma il risotto non sembrerebbe nulla di che. Proviamo. Ed eccomi qui ritornata in camera. Non vi ho fatto vedere molto del ristorante perché in realtà diciamo che è stato un po' una delusione. Si sa che qui in Francia il mangiare non è particolarmente buono, però diciamo che quel risotto lì è stata veramente una cosa non buona. Il vino invece lo era molto, l'unica cosa che si è salvata della cena, quindi non ho voluto neanche riprendervi più di tanto perché non mi piace comunque fare in caso pubblicità negativa. È andata come è andata, speravo bene, però appunto così non è stato, non importa. Siamo in camera, siamo distrutte, ci siamo appena rinfrescate, io sono già in pigiama e andiamo dritte dritte a dormire perché domani sarà una giornata altrettanto bella movimentata. Oggi abbiamo fatto in totale 21 km a piedi perché non avendo l'abbonamento per le metro, perché partirà da domani, ma poi vi racconto nel prossimo video come ho, che cosa ho scelto e come mi sono organizzata. Avevamo soltanto preso dei biglietti per ritornare a casa la sera e quindi l'itinerario era praticamente tutto a piedi e ne abbiamo veramente fatti tanti di chilometri. Siamo distrutti, quindi adesso Nanna metto la sveglia per domani, ma appunto adesso io credo che come appoggio giù la testa nel cuscino parto diretta a dormire. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se siete stati anche voi a Parigi, fatemi sapere che cosa appunto avete visitato, se vi è piaciuto e magari se avete trovato qualche posto buono dove mangiare, consigliatecelo qua sotto. E noi ci vediamo prossimamente con il secondo vlog della seconda giornata a Parigi. Un bacio, ciao!